Nati in Italia da genitori stranieri, sono i cittadini di seconda generazione cresciuti nel panorama culturale nostrano ed italiani a tutti gli effetti, non però per la legge che di fatto impone vincoli burocratici, a differenza di altre realtà nazionali dove la nascita sul suolo comporta automaticamente il riconoscimento della piena cittadinanza. A sostegno della campagna L'Italia sono anch'io, anche la CISL di Brescia, con una serie di iniziative di approfondimento come la proiezione del film 18 Ius Soli, il diritto di essere italiani. Quella del diritto di cittadinanza per i ragazzi nati in Italia, ossia il concetto dello ius soli, per il solo fatto di essere nati in Italia, debbano sentirsi cittadini italiani e avere il diritto alla cittadinanza, per noi è un elemento fondamentale per l'integrazione. Noi non possiamo pensare di continuare a sentire richieste di integrazione di queste persone e soprattutto a quelli nati in Italia non venga loro riconosciuto questo diritto politico inteso in senso lato. Relativo al essere cittadini in tutti i sensi di questo nostro Stato. Diversi colori, una sola cittadinanza, lo slogan di sensibilizzazione che porterà ad una campagna di raccolta firme per modificare l'attuale legge e consentire il pieno riconoscimento dei diritti agli stranieri di seconda generazione. L'integrazione avviene anche l'integrazione attraverso il diritto di esercitare il proprio potere anche attraverso il voto e il considerarsi cittadini italiani. Solo in questo modo noi possiamo davvero parlare di integrazione. È un fenomeno davanti al quale noi non possiamo più chiudere gli occhi. Quindi questo percorso noi lo vogliamo continuare, anche perché, come ho detto prima ai ragazzi, la speranza non è un lusso, è un diritto, e questo diritto lo vogliamo rivendicare. Lo rivendicheremo secondo un percorso che noi abbiamo iniziato parecchi anni fa e che continueremo con altre associazioni, perché ci sia l'attenzione da parte politica nei confronti di questo, che diventa un tema in questo momento impellente, perché l'integrazione lo si fa anche attraverso questo percorso.